Allora, oggi il cielo è a pecorelle, pioggia a catinelle, non è vero, non lo so. Sono arrivati altri pacchi, sono arrivati altri pacchi. Questo è l'albero di Natale, credo si veda, a meno che non sia un tronco di cioccolato enorme. Cioè, ragazze, ordinare da Amazon è qualcosa di fantastico, solo che vi arriva tutto. Se voi fate l'ordine magari anche di stesse cose, vi arriva tutto separato. Cioè, per esempio, ho ordinato l'altro giorno il Fimo e mi è arrivato tipo 4 panetti di Fimo e poi gli altri 6 da soli, perché io pensavo fosse lo stesso negozietto. Comunque, io ho ordinato praticamente tutto il Fimo, a tema natalizio, cioccolati. Perché ho preso un sacco di marrone per fare il cioccolato. Uso questo bianco che è fantastico perché ha i brillantini, ma io non lo so se lo vedrete. Poi ho ordinato il rossetto Milani, che è una marca che è molto famosa in America. Questo è il 26 Nude Cream. Solo che ho fatto un errore, ne ho presi due. Infatti uno è qua, che è quello che ho aperto, quindi quello che sto usando. E appunto l'altro è di là. Questo invece è il blush che vi stavo dicendo l'altro giorno, Milani, è bellissimo. Costano davvero pochissimo, hanno dei prezzi pari a Kiko più o meno, anche se Kiko sta alzando i prezzi. Ho preso anche i piattini praticamente per fare i tutorial di Fimo. Ne ho presi tantissimi, ragazze, cioè sono fantastici. In questo negozietto su Amazon. Come vedete, sono in ceramica, porcellana, bellissimi. La cosa che mi piace è che sono di varie dimensioni e ho azzeccato tranquillamente. Questi invece sono mignoni. Invece questa è una piccolissima forma per i cupcake, ma veramente piccola. Cioè, guardate la mia unghia. La mia marmellata di fragole. Il mio plum cake. E posso farmi il tortino con la marmellata di fragole. Dunque, allora oggi avevo intenzione. Di qua c'è qualcosa che non posso farvi vedere. Quindi, solo che forse filmando si vede il pacco regalo dello swap con Daniela, quindi non voglio che si veda. Tra l'altro avrete visto questi ombrelli giganti che sono le luci per filmare i video la sera, soprattutto perché dovete sapere che qui a Londra a volte piove, a volte c'è bel tempo, a volte non si capisce niente. Però c'è un problema: se voi sapete qualcosa, se qualcuno di voi se ne intende, me lo faccia sapere. Praticamente, quando filmo con la videocamera, che comunque è una Canon 700D, le luci creano una sorta di righe sulla ripresa proprio. Quindi il video, una volta che viene registrato con queste righe, che sembra che siano formate dalle luci. In realtà, se mi forma delle righe sulla ripresa, è davvero uno stress. Io ho bisogno che la luce funzioni. Matteo è lassù che continua a dormire. Matteo, ti alzi? Teo, dai! No! Non fare lo stupido! Alzati! Non rompere! Dai! No! No! Buongiorno. Siamo addormentati alle 4, alle 3 e No, mezza. alle 3. No, alle 3. Sono stato alle 3. Sì, perché stai facendo colazione senza di me? Mangio questa veloce. Eh? Io voglio aprire un pacco così per Natale e fare il video. Le palline sono arrivate e sono argentate. Ciao! Ho
ho intenzione di fare appunto l'albero argento, che è un colore che io adoro, qua bellissimo. E l'argento secondo me è molto elegante. Vedete le lucine che sono gialline? Quindi crea questo contrasto con l'argento che è fantastico. Allora, questo tè me l'hanno spedito, io non so, boh, forse mi hanno letto nel pensiero, perché logicamente le aziende ti contattano senza conoscerti, cioè ti seguono magari, sanno che fai video eccetera eccetera, sono interessati a spedirti un prodotto che serve a praticamente ridurre, serve per la ritenzione idrica e appunto per sgonfiare tra virgolette l'intestino. E io sono curiosa, appunto, siccome cioè come molte di voi sanno, voglio cercare di cambiare la mia alimentazione e poter appunto perdere qualche chilo. Non si tratta di perdere il chilo perché voglio essere magra e bella, ma per essere sana e appunto trovare l'equilibrio, cioè l'equilibrio del mio fisico, perché so che io non sono così, perché so che appunto il mio corpo prima non era così. Soprattutto la cosa più fondamentale del mondo è mangiare bene. È per 14 giorni c'è scritto, quindi io praticamente per 14 giorni berrò questo tè la mattina e soprattutto cercherò di non mangiare carboidrati, perché logicamente questa è una cosa che riguarda me, poi mi fanno davvero gonfiare tantissimo. Non sono intollerante o allergica, come si dice, al glucosio, no, al glucosio, al glutine. No, però forse ho una leggera intolleranza, perché io noto che quando mangio la pasta la mia pancia, cioè ragazze, diventa un'anguria, non sto scherzando. Solo che io ho capito che, e poi questa cosa fin da piccolina, perché anche mia madre me lo dice sempre, questa cosa fin da piccolina della pasta che mi gonfia appunto un po' tutto il corpo, e voglio fare un test, quindi mettere alla prova il mio corpo. Se i carboidrati, appunto la pasta, sono la causa comunque dei miei gonfiori e anche comunque anche del peso in più che ho, perché voi dovete sapere che io sono alta 1,60, sono un tappo ragazzi, quindi cioè penso che il mio corpo debba avere anche un peso di conseguenza, cioè non posso pesare 60, 64, 63. Quindi sono molto molto curiosa di mettere alla prova anche me stessa, perché è una cosa che voglio fare da tantissimo. E per aiutarmi, tra virgolette, a berlo tutto e a sentirmi, tra virgolette, amata, mi sono presa questa tazza, tra virgolette, stile Starbucks, però è di Primark. E Primark fa queste cose molto carine, che costano 2 sterline, 3 sterline, e che riguardano la casa, e sono curiosa appunto di, se voi volete ragazze ditemelo, perché io faccio un video dove parlerò di questo prodotto dopo i 14 giorni. Non so se l'avete visto, ma ho fatto il video anche Clio di questo prodotto, ho fatto il video anche un sacco di americane, quindi insomma sono molto molto curiosa. Sicuramente c'è. Io sento l'arancio, ma tu lo senti l'arancio? Non lo so. Io sento l'arancio, Teo. Quante bustine ci sono? 14 per 14 giorni, quindi insomma. Numero, ascolta, perché si è messo così? Perché si vede il buco nel pantalone. Questa scena non la taglio perché è fantastica. No. Hai, sei baciato dal sole. Sì, acciaccato da sole. Perché sei bello. Grazie. Dai, vai che dobbiamo fare l'outfit. Adesso vado. La mia penna di prezzemolo, ragazzi. Chi gliel'ha presa? Il mio bicchiere di prezzemolo. Chi gliel'ha presa la penna di prezzemolo? Te nel frattempo sta finendo. Ce la sto facendo. Bene, io e Debbie ci stiamo preparando per andare a London Bridge. Dai, London Bridge è più bello. Vabbè. Io e Debbie stiamo preparando per andare a London Bridge per fare il mio outfit della settimana. E poi torneremo a casa per fare l'alberello. Come on.
parecchio bene oggi, ragazzi. Non c'è per niente freddo. Sto uscendo per girare il mio outfit. È compreso di questa borsa. No, dai, la tengo io. Stiamo andando appunto alla Tower Bridge, giusto? Sì. La Tower Bridge per girare il videoblog di Matteo. Sì, ciao! Per girare il video outfit di Matteo. Con questi nuovi stivaletti che ho preso da Primark. 18 sterline. Li ho pagati solamente 18 sterline. Sono comodi, penso che non mi dureranno tantissimo perché si sente proprio che la plastica non è delle migliori. C'è la plastica. Il materiale non è dei migliori, non lo so che materiale sia. No! No! Allora, questo è un macchinario che va avanti praticamente pedalando. Sì, esatto, tu pedali e va avanti. Si ergerà il London Bridge. Cos'è fatto? Eccola che scende le scale come una diva di Hollywood. Ecco ragazzi, noi siamo qui. Noi siamo qua. Dobbiamo camminare tutto qui e arriviamo al London Bridge, al Tower Bridge. Mi sa che iniziamo anche. Dici? Stiamo facendo le riprese del mio outfit, tra poco faremo anche le fotografie. Debbie è qui che si diverte con la sua carissima reflex a fare le foto. Come vedete il posto è davvero meraviglioso, una molto molto lussuosa, con uffici importantissimi e appunto costruzioni anche belle da vedere. Oggi il Tamigi è davvero bello da vedere. Questo è il calar del sole, ma ci sono ancora i riflessi della luce sull'acqua. In realtà dovremmo andare a mangiare. Stiamo morendo di fame. Mare, tu hai fame? Abbastanza, vorrei andare da Starbucks. You're so beautiful, babe. Oh, che buona, che bella la mia fidanzata. Sono stanca. Buona. Aspetta un attimo. Allora, eccoci tornati. Abbiamo preso un po' di cosine. Giusto le cose più che ci servivano di più. E io in teoria dovrei pubblicare un nuovo video, che è la cover appunto che vi stavo dicendo. È finita, solo che devo fare il video, quindi devo un attimino muovermi. Basta, non mi posso sentire altro, altrimenti vi tolgo il piacere di guardarvi il video. Praticamente, in teoria dovremmo fare anche l'albero, quindi meglio che ci diamo una mossa così poi vedete come facciamo l'albero. Allora, abbiamo luci. Poi abbiamo le fantastiche sfere palle di Natale, colore argento. Poi abbiamo le sfere fatte a perline. Poi abbiamo altre sfere. Poi abbiamo
questi che sono delle specie di ciuffetti, vedete, con sempre le perline, sono da infilare in mezzo ai rametti dell'albero, dopo vi faccio vedere. Poi queste specie di sfere più brillantinate, che non so se le metteremo nell'albero, perché vedete in queste ci sono sia grandi, medie e piccoline. Qua ce ne sono altre medie. Poi abbiamo i fruttini, che sono sparsi qui e là, sono molto molto graziosi. E poi questi nastrini, che fatti a fiocco e appesi appunto nell'alberello, sono qualcosa di fantastico. Abbiamo messo le lanterne qua e il gattino qua, l'albero, appunto le ghirlande. Qua abbiamo lasciato semplice con le luci e il vaso di rose finte. Direi che siamo a posto. Guardate, 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 guardate che abilità. Adesso velocemente ci vestiamo, andiamo un attimo al supermercato. Sì. Andiamo a natalizio, cenetta. Ma poi ci vogliamo mamma per sull'aereo. Per rimanere in tema super natalizio. Esatto. Perché è importante. Che buono. Ah, è caldo. No, aiuto. C'è, te lo ricordi questa scena? Oddio, è vero! Il chiodo nel piede, te lo dico. Buonanotte, adesso finiamo di vedere mamma preso l'aereo, abbiamo fatto l'alberello, abbiamo cenato, abbiamo fatto il mio outfit, montato il video del mio outfit, poi domani tanto lo vedrete. Oddio! No! Buonanotte, ragazzi! Sì, va. Che sonno! Al prossimo vlog, ciao!